Ecco la tenuta di Suvignano, 17 case coloniche disseminate tra i comuni di Monteroni d'Arbia e Murlo. Siamo in provincia di Siena e questo luogo rappresenta il simbolo del riscatto dello Stato nella lotta alla mafia. Da quando nel 2018 Suvignano è tornata bene comune e patrimonio di legalità dei toscani, vengono organizzati dalla regione ed altre realtà eventi e attività per consolidare la crescita dei valori nelle giovani generazioni che dicono no alla criminalità. Anche oggi, a 3 anni di distanza, in un settembre che arriva dopo oltre 1 anno e mezzo di pandemia, si continuano a coltivare i semi della legalità, con un testimonial giovani tra i giovani, Vicky Pedro. Ha un grande fascino questo luogo, soprattutto perché ci insegna come veramente si possa rinascere, no? Da un qualcosa di estremamente negativo possa venire qualcosa di bello. Prima guardavamo i su e scherzavamo, e quindi è veramente bello che sia di insegnamento per non solo i giovani, ma per tutta la Toscana in generale. Dobbiamo fare meglio della mafia. Noi possiamo promettere cose pulite, creare lavoro pulito, creare opportunità per le persone che hanno bisogno. Conoscenza, cultura, senso di appartenenza ad una comunità, sono queste le fondamenta per costruire una società determinata a contrastare le mafie, l'illegalità, la criminalità. Una società orientata alla difesa del bene comune, come dimostrano i giovani toscani presenti a Suvignano. Vedere ragazzi e ragazzi che vivono questo territorio, che è stato ridato alla comunità, nel solco della legalità è qualcosa di straordinario ed è quell'impegno che noi come regione dobbiamo avere nell'educare e nel far crescere una generazione che vada a ripudiare quei valori che fanno sì che la mafia attecchisca anche in territori come quelli della Toscana. E vedere una regione impegnata al fianco delle istituzioni, al fianco della giustizia, per debellare questo male che non porta niente a nessuno, che toglie soltanto alle comunità. E dobbiamo farlo ricostruendo quei corpi intermedi che spesso sono mancati e che hanno fatto sì che molti poi dopo si riversino verso queste realtà mafiose. Allora vedere l'Arci, vedere la Fondazione Caponnetto, vedere Libera che si impegnano al fianco della regione in questo senso è davvero l'impegno che tutti noi dobbiamo portare avanti insieme nel solco della legalità. Intanto a Suvignano la vita in questi mesi non si è mai fermata. Oggi può regnare un senso di pace, ma anche il fermento di chi vuole scrivere un presente diverso in questo luogo che è anche fattoria e agriturismo a 2 passi dalla via Francigena. E poi il campus della legalità. Ecco le 1000 facce del presente di Suvignano, i volti dell'oggi, quelli che dopo un tempo la mafia ripuliva i suoi denari sporchi, fanno crescere invece un altro tipo di ricchezza, quella sociale e ambientale. Questa tenuta è fortunatamente, ma anche per volontà espressa della regione, diventata progressivamente un modello, anche a livello nazionale. Un modello di come quando il soggetto pubblico si impegna, fa un uso attento delle risorse, non c'è dispersione di denari, non ci sono aziende, in questo caso agricole, che perdono. L'azienda funziona, produce, è un'eccellenza del territorio, ha riattivato circuiti economici di scala adeguata al contesto locale, ma è prima di tutto, con l'esempio della corretta gestione, un esempio di legalità. Questa è oggi la vita a Suvignano, questo è il suo presente, questi i semi piantati dalle istituzioni, dai giovani, dalla gente di questa terra per determinare un futuro diverso e una nuova storia.